Inter a 1000 all'ora. Beppe Marotta non vuole perdere tempo e per questo motivo è all'opera su diverse situazioni. Sera intuito, sera capito. E infatti le prove dei tanti movimenti della dirigenza nerazzurra stanno nelle decine di indiscrezioni relative al calciomercato che ogni giorno imperversano sul web. In questo senso le più pesanti sono senza dubbio quelle legate a Dybala e Lukaku, che in un certo senso smuoverebbero sicuramente gli animi dei tifosi nerazzurri. Ma non solo, ovviamente bisognerà lavorare anche rispetto alle uscite, ed è su questo che l'ex calciatore e oggi procuratore Massimo Brambati si è espresso destando qualche preoccupazione. Perché oltre a Perisic ci sono anche altri due nomi a cui l'Inter potrebbe dire addio. Le parole di Brambati a TMW Radio: i tifosi ancora non lo sanno, ma l'Inter hanno deciso di vendere Lautaro Martinez. Ieri sera è venuto a casa mia un importante operatore di mercato e mi ha detto proprio questo. Ossia che l'Inter ha firmato un mandato ad un suo collega per vendere Lautaro. Ma in generale i nerazzurro dovrebbero vendere più bastoni. Si tratta di un procuratore importantissimo che dovrà piazzare entrambe. C'è il Real Madrid che non ha centrato Mbappé, che potrebbe essere interessato. Oppure il Bayern, se davvero Lewandowski dovesse andare via. Quello che so è che se Lautaro va via, di sicuro va all'estero. Ma occhio, perché mi hanno detto anche un'altra cosa importante: sì, perché se piazzano questi due calciatori allora il ritorno in prestito di Lukaku è possibile. Staremo a vedere, ma di certo se una società firma un mandato a vendere significa che ha certe intenzioni relativamente a questo o quel calciatore. Poi magari questi scenari non si realizzano, ma queste sono le voci. Quello che possiamo dire, comunque, è che Lautaro Martinez vuole rimanere all'Inter. Lo ha detto, lo ha fatto capire. Quello che accade nel mercato poi non lo sa nessuno. A volte, neanche i diretti interessati. E dunque, vale attenerci al presente. Ossia al fatto che se fosse per lui, rimarrebbe a vita. Discorso diverso per Bastoni, dove più a noi risulta come papabile per una cessione importante. Che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Infatti, l'Inter crederebbe davvero al ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro dopo il discusso, e non eccezionale, approdo al Chelsea. Il sogno resta quello di assicurarsi sia l'argentino che il belga, ma, al momento, Lukaku sarebbe visto come più funzionale rispetto al bianconero, in procinto di lasciare la Juve a zero. I nodi da sciogliere però non mancano: innanzitutto un ingaggio da 12 milioni più bonus, ma anche le logiche difficoltà ad andare a riprendere un giocatore che, neanche un anno fa, è stato pagato 113 milioni di euro dai Blues. In aggiunta sembra complesso immaginare che la nuova proprietà del Chelsea accetti a cuor leggero di prestare un attaccante pagato tanto proprio alla squadra che, da quell'affare, ha incassato una cifra da capogiro pochi mesi fa. Al contempo, però, Marotta e Ausilio sanno quanto sia forte la volontà del belga di tornare a Milano e quanto il rapporto tra il giocatore e Tuchel sia, eufemismo, tutt'altro che idilliaco. Gli incastri necessari per mettere in ordine tutte le tessere sono tanti e complessi. Intanto Lukaku dovrebbe tagliarsi l'ingaggio, aspetto che il giocatore potrebbe comunque accettare. Al contempo però bisogna immaginare un Chelsea pronto a prestare il giocatore, o con la formula del prestito secco o con un prestito biennale. Juve e Milan, dal canto loro, restano alla finestra, ma non è un mistero che il primo pensiero di Lukaku sia a tinte nerazzurre.